Ciao a tutti, sono Morgan, benvenuti in questo secondo tutorial in cui mostrerò altri passaggi. Poi farò una terza puntata in cui mostrerò poi la parte finale del nostro workflow. Ricordo che questo corso è interamente in italiano. Dunque, iniziamo subito. Buon lavoro a tutti. Eccoci qua alla seconda puntata. Dunque, siamo rimasti che abbiamo fatto anteprime visive. Bene, qua possiamo vedere già il nostro filmato. Ok, mi sembra abbastanza omogenea la luce, però ci sono ancora dei flickering. Ok, dunque, clicchiamo The Flicker visivo. Qua abbiamo varie opzioni, precisione del deflicker minore, predefinita, cioè media, oppure più dettagliata. Io di solito uso il predefinito perché comunque è già abbastanza buono, però vogliamo fare, come si suol dire, le cose in grande, quindi mettiamo più. Qua abbiamo multipass deflicker, cioè possiamo fare più di un passaggio nell'analisi del deflicker. Di solito io arrivo a 3 massimo, ecco, mettiamo 2, ok. La levigatura è l'intensità che si vuole ottenere nella levigatura, nel deflicker. Di solito io non vado più di 10. E addirittura qualcuno sconsiglia di andare a valori troppo alti, perché se no rischiamo di avere un cambiamento di luce troppo innaturale, ok? Un livellamento troppo innaturale. Mettiamo 10, facciamo applica e via. Adesso lui si fa tutti i suoi calcoli e cerca di smussare eventuali picchi di luce. Ok, alla fine, quando ho finito il lavoro, emette un suono tipo come una campanella. Bene, vediamo, vedete che è molto più smooth, direi molto bene. Ok, fatto questo, ora andiamo su Lightroom. Riprendiamo tutte le nostre foto, facciamo CTRL A, togliendo ovviamente, se voi avete lasciato questo tipo di filtro, lo togliete, ok, full sequence, CTRL A, mi raccomando, metadata, leggi metadata dai file, va praticamente a modificare i metadata che sono stati cambiati dal nostro LR Timelapse e con Lightroom anche. Ecco, come vedete fa la lettura e come notate appunto abbiamo le foto che cambiano dalla versione RAW, cioè quindi la foto grezza, alla foto finale come l'abbiamo impostata noi. Ecco, dunque abbiamo memorizzato tutti i metadata. Ora mi raccomando sempre CTRL A, perché per evitare alcun dubbio di aver selezionato tutte le foto. Ok, andiamo su File, Esporta, facciamo Export Timelapse, ok, qua mi dice di selezionare la cartella, quindi andiamo a selezionare la cartella. Ok, mi raccomando, selezionate questa cartella qua, quella appunto dove avete le vostre foto in RAW. Ok, fate File, fate Esporta, dovete essere sicuri che sia selezionato Export Timelapse. Ok, e qui praticamente vi si apre questa finestra. Dunque, allora, qui avete il nome del file, quindi noi adesso andremo a cambiare perché non è questo. Andate a selezionare la cartella dove volete salvare le vostre foto,
Allora, in questo caso io ho corso timelapse, ok, andiamo a salvare su JPEG, ok, seleziona cartella, perfetto. Poi qua abbiamo varie selezioni, abbiamo 4 ultra high definition, 4K, 6K, 8K original. Poi andiamo a selezionare il tipo di file. Io di solito seleziono il TIFF perché è un file che è molto pesante, ok, però mi mantiene tutte le informazioni della foto. Questo parametro mi sembra che sulla versione gratuita non c'è, c'è solo il JPEG. Ok, io comunque seleziono il TIFF nel mio caso. Ok, qua siate sicuri che sia selezionato questo flag, ok, che sia selezionato anche questo. Fatto questo, andate a controllare le vostre impostazioni se sono a posto. Allora, intermediari file format originale 16 bit in TIFF. Ok, adesso noi facciamo esporta. Preparazione ed esportazione in corso. Ok, perfetto. Allora, adesso lui sta esportando foto per foto. Mi raccomando, abbiate pazienza perché ci vorrà un po'. Nella terza puntata andremo a parlare di come poi esportare finalmente le nostre foto in filmato time-lapse. Nell'attesa vi auguro una buona continuazione e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti e grazie per seguirmi.